andare verso la casa, anche perché così. Oh, oh, che, oh, che c***o era? Veniva dalla casa, dalla cantina, te lo dico io. Apri tutto di un colpo, capite? Vai, vai. No, raga, chi è lui? Oggi, raga, siamo con tutti gli altri per una nuova challenge della Villa degli YouTubers. Infatti, dovremo stare tutta la notte fuori casa. Perfetto, io mi astengo da questa challenge. No, corri qua, torna subito qui. Abbiamo già qualcuno che si è attrezzato a dovere. La sicurezza. Io mi sono armato. La sicurezza prima di tutto. Col mio casco, vorrei dire. Vabbè, il casco dei poveri, insomma. Guarda che schifo. Il mio non è. Non ha nemmeno la visiera, ma fa schifo. Il problema, raga, è che la challenge di oggi non è per niente semplice. Perché sopravvivere una notte intera con tutto quello che sta succedendo ultimamente è un casino. Sì, raga, è. Per questo io mi sono armato. Sì, e te pensi. Te pensi che col polaretto la scopa e il casco risolverai il problema. Se vede qualcuno si mette le dita in faccia se arriva qualcuno. Altro che. Ma che cacchio. Vabbè, comunque sia, raga, ultimamente sta succedendo veramente qualcosa di stranissimo in questa casa. Non so se avete visto i loro video, ma raga, sta succedendo veramente qualcosa di strano. Io direi, prima di iniziare, mi raccomando, 50.000 like per un prossimo episodio. Corri a prendere questi oggetti. E direi, raga, che è arrivato il momento di prendere, non lo so, qualcosa da mangiare. Deve stare una notte fuori casa. Attrezziamoci. Vai, andiamo. Allora, raga, io direi, prima cosa, i pan di stelle. Piacciono tutti, sono facili da portare. Nasconderti, devo stare fuori. Pan di stelle. Pan di stelle, esatto, pan di stelle. Poi Nutella, la Nutella non possiamo non portarla. Io non la mangio la Nutella. Vabbè, ok, la mangia Zerbi, non c'è problema. Poi che cos'altro potremo portare, raga? Il tè al limone. Ma come lo facciamo il tè al limone? Con il bollitore. Ma come lo portiamo il bollitore? Ma con le mani. Ottimo, per favore, già hai avuto delle idee bellissime in questo video. Ecco, bravo, vedo che ha capito. Raga, qualcos'altro da portare? Le cipolle. Le cipolle, vai, geniale, perfetto, geniale. Raga, l'acqua. L'acqua. Non abbiamo portato l'acqua. Abbiamo anche un aggregato al gruppo, raga. L'amico di Zerbi. Bella. Ok. Allora, prima cosa, voglio controllare che la casa sia tutta perfetta. Non ci sia nessun problema. Di sopra, raga, c'è qualcuno, no? Tutte le camere, ovviamente, sono vuote. La camera di Octi dovrebbe essere vuota. Sì, infatti è vuota. La mia camera non credo che abbia nessuno. No, infatti la mia camera è tutta a posto. Non c'è nessun problema. Ok. Io, raga, direi di portarci anche una torcia, che insomma, ovviamente, per viverne la notte direi che è il minimo. Zerbian, affido a te il controllo della torcia. Cosa cibo io? No. Va bene, dai, affido Octi. È più responsabile. Vai. Il controllo della torcia, vado a chiudere tutto, raga, ok? Uscite fuori casa e intanto vado a chiudere la porta sul retro. Ok, raga, in questo modo, beh, ultimamente direi la sicurezza prima di tutto, perché sta succedendo qualcosa di veramente strano in questa casa. La porta è chiusa, momento di chiudere l'unica altra porta della casa, che è questa qua davanti. E saremo fuori. Zerbi, tutte quelle cose puoi appoggiarle benissimo sul tavolo. Ma sono di fondamentale importanza. Ma che di fondamentale importanza? Dai, dobbiamo andare nella foresta, che è tutta buia. E te pensi al cibo? Vabbè, ha ragione anche lui. Ok. Ottime notizie. Ho trovato uno scudo. Fantastico. Mi spieghi da dove l'hai preso quello scudo? Raga, io direi che la challenge può iniziare da ora. Tutta la notte fuori casa. Ok. Raga, siamo fuori casa, non possiamo entrare per tutta la notte. Cosa cavolo facciamo? Allora, ci sono tante cose che possiamo fare. Io direi guardarci negli occhi la prima, sì. Allora, io, raga, direi, prima cosa, anche no! Ho dimenticato i biscotti. No. Dimenticati sul tavolo. Zerbi, tranquillo, mica nessuno ti tocca i biscotti. Quando è una cosa importante bisogna ricordare. Giusto, hai ragione, è vero, sono di fondamentale importanza. Raga, io direi di iniziare ad addentrarci nella foresta. Aspetta, tutta la notte fuori casa, non tutta la notte nella foresta. Sì, ho capito. No, ma perché dobbiamo annoiarci davanti a casa? Io voglio andare ad esplorare la foresta. Giorni non mi sembra un'ottima idea. Guarda, sì, io è vero. Allora, Slenderman giocare a nascondino nella foresta. Aspetta un attimo, Zè. Io sto iniziando a sotto, ti dico la verità. No, non abbiamo le chiavi della macchina. Ce li ho io. No, Cap, stavo scherzando, non le ho in ecco, realtà. Lo sapevo. Però possiamo. Quindi la macchina è chiusa, in poche parole. La casa è chiusa. Cosa cavolo possiamo fare? Saliamo sull'albero, spacca di brutto. Sì, ci sali te su quell'albero. Mazza, Vabbè, raga, io ho una bella idea. Dai, iniziamo ad addentrarci nella foresta. Ma perché? Ma perché no? La challenge è 24 ore fuori casa, stiamo davanti alla porta. Sì, ma non voglio stare davanti alla porta, mi annoio. Raga, alla fine è solo un giro di perlustrazione. Cioè, che cacchio volete che succeda? Allora, raga, siamo in mezzo alla foresta, completamente al centro. Non si vede una mazza. Paura, però, per fortuna. Non si vede niente. Cioè, raga, è incredibile, proprio. È strabuio, la casa è laggiù. Beh, raga, io cosa vogliamo fare? Dov'è?
Cosa vogliamo fare? È lì. Ritornare davanti alla porta. Ma perché vuoi tornare davanti a casa? Ma perché devi stare qui? Non lo so, per quale motivo. Vuoi esplorare un pochettino la zona qua intorno, Zerbi? Andiamo verso la piscina, no. Almeno ci divertiamo in piscina. Vai, andiamo. E comunque, ragazzi, è incredibile come a me questo bosco ogni sera che lo vedo spaventa sempre di più. Ma poi gli uccelli che volano via. Sì, 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 ci sono gli uccelli. Ma te cosa stai mangiando? Ma mangi pan di stelle, ma io veramente ho degli aiutanti inutili. Sì, c'è la luce della piscina, c'è questo faro, insomma non dovrebbe essere un problema. Ragazzi, vieni anche da qua nella piscina, tranquilli. Venite in questa zona. Sì, sì, sì. Dovrebbe essere... Ma tu sei esatto. Sicuro di dove stai andando? Assolutamente no. No, perché assolutamente no, e laggiù c'è un pallone. Palla lì, io non l'ho buttata lì. Vabbè, era quella della piscina, sì, non credo che sia un problema. Raga, volete stare in piscina? Cosa vogliamo fare? Allora, dobbiamo stare tutta la notte fuori casa. Ricapitoliamo un attimo, dobbiamo stare tutta la notte fuori casa e noi siamo nella foresta. Ma andiamo davanti alla porta, fra! Ma perché vuoi andare davanti alla porta? Io mi annoio a stare davanti alla porta. Allora tu segui nella foresta e andiamo davanti alla porta. Va bene, dai, andiamo verso la casa allora. Torniamo verso la casa. Torniamo di qua. Dai, raga, che qui non c'è niente da vedere. Ho paura, capo. Ma di cosa hai paura? Siamo in mezzo a una foresta. Gli ultimi giorni mezzo abbandonato. Sono stati degli avvenimenti un po'. Vabbè, ho capito, però. Insomma, non mi sento per niente tranquillo. Raga, io direi di andare verso la casa, anche perché così. Oh, oh, che c***o! Che c***o era? Fra? No. Raga, siete stati voi. Raga, ma no, raga, ma voi l'avete sentito? Co? Dani! Dani! È Dani! Ma dov'è? Sì, è lui. Dani, stai qui, stai qui. Cos'hai fatto? Ma te non l'hai sentito? Fra, non l'hai sentito? Fra, c'era una risata. L'ho sentita, ma dico tu non l'hai sentita. Te non l'hai sentita? Ma era lui, dai, raga. Ma raga, ma sta ridendo, era lui. Era per forza. Era lui, per forza. Oh, ma che c***o! No, no, raga, fermi un attimo. Fermi un attimo. Metti in tasca il telefono, non toccarlo. Non toccare il telefono, vieni qui. Vieni qui. Gaia, vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. No, raga, che c***o stai dicendo? Fate i seri. Venite tutti qui. Raga, era una risata. No. Oh, che c***o è? Oh, in casa, raga, in casa. In casa. Veniva dalla casa, dalla cantina, te lo dico io. Dalla casetta. Io sono stato chiuso nella cantina tutto il giorno. Per forza. Ok, entriamo in quella cantina. No, raga, io ho paura. Vado prima. No, raga, io ho paura. Octi. Raga, io non ci torno là. No, Octi, ascolta, io non ci voglio tornare lì. Proviamo. Sono armato. Ma armato di cosa? È una scopa. Ma raga, ma mi spiegate per quale motivo. Zitti. Ma io non ho sentito niente. Veniva da lì. Cap, avviciniamoci alla casetta. Andiamo un pochino più Oh, mostro, mi è volato un mostro in faccia. Sì, l'ho visto che la porta è chiusa. Ma non è questa. Ma Octi, ma chi ci entra qui? Chi è che entra in questa porta? Raga, qualcuno! Fra, sì, ma la cantina risponde, è quella lì dietro. Ti risponde la fata turchina. Octi, non ci entra mai nessuno lì dentro. La cantina è quell'altra lì. Io apro la porta. Apri leggermente la porta. C'è aprila leggermente. Meglio che ti fai vedere, altrimenti ti spacco la faccia. Octi, aprila leggermente. Fra di poco. Poco. Sbirciate dentro con la torcia. Apri tutto di un colpo, fra, fidati, tutto di un colpo. Vai. Oh! Che cazzo è? Fra! No. Raga, non viene da lì dentro, non viene da lì dentro. Ma sei sicuro? Guarda bene. Non viene da lì dentro. L'avremmo sentito là lì davanti a noi. Veniva da un'altra parte. Fai luce. C'è qualcuno? Oi. Veniva da un'altra parte, Octi. Raga, Octi, veniva da un'altra parte. No, io non c'entro lì entrare. Dentro. Io non c'entro lì dentro. Entra tu. No, entrate voi. Fermi. No, Zari, apro la porta. Raga, non c'è nessuno, non vedete? C'è nessuno. No, non c'è niente, non c'è nessuno. No, ok, chiudiamo allora. Chiudi. Chiudi chiave. Raga, non veniva da lì il suono. Raga, ma che è? Chiudi chiave. Da dove veniva? Chiudi chiave, spingi buona. Madonna, raga, mi sto cadendo sotto. No, allora, no. Da qua dietro è impossibile. Sì. La porta è ancora chiusa? Quindi dentro casa, raga, le luci. Abbiamo visto tutto, la luce. Ok. Io. Le luci erano già accese, giusto? Sì, lasciate accese. Perfetto, io. Ok. Qua non c'è niente. Raga, non veniva da qua il suono. Io sono preoccupato, anch'io. Ma da dove veniva? Boh, è questo il problema. Io mi sono rotto di Fast Challenge. Rientriamo in casa. Venite dietro di me, io sono armato. Sì, sei armato di cosa? Raga! Era lì! L'ho visto! Era lì, raga, il suono veniva da lì in mezzo. Raga, fermi, il suono veniva da lì in mezzo. Il suono veniva da lì in mezzo. Qualcuno lì? Dal canneto, raga. No. Sì, sì, veniva dal canneto. No. Octi, vieni qui. Octi. Allontaniamoci, raga. Mi è sembrato di vedere qualcosa. Cosa? Fermi. Raga? Okay. Ma perché è storto sto coso? Oddio. Fra, ma... Ma cos'è sto foglio? Ma hai rotto il lampione? Ma chi l'ha rotto? I am. Io sono.
Ma che? I am. Io sono. Raga, non è niente di che. Raga, ma no, il problema non è il foglio, si è rotto il lampione, raga. Il lampione non era sempre stato rotto. Ma quando era rotto? La macchina intera, raga, ma come cacchio ha fatto rompersi il lampione? E qui c'è un foglio con scritto I am. Io sono. Ma che cacchio. Boh, magari l'ha portato il vento. No, sì, è il vento ha rotto il lampione. Gli altri sono tutti interi. E questo qui era intero, ne sono sicuro. Magari uno era rotto. No, no, è impossibile. Ma io resterei qua. È impossibile, raga, prendete quel foglio. Prendiamo quel foglio. Ma lasciatelo lì, perché lo prendiamo? Ma non lo so, c'è scritto una cosa sopra, non l'ho mai visto quel foglio. Ah, c'è scritto io sono, non è? Controllo un attimo di... La rete è ancora giù, vero? La rete... Come l'altra volta. Ecco, raga, vedete da qui, qualcuno può entrare. Sì, potrebbe entrare benissimo qualcuno da qui. E infatti, raga, io ve lo dico. La macchina rossa dell'altra volta. No, 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 non era quella, eh. Sicuro, sei sicuro che era, cioè, sei certo? Non l'abbiamo vista bene la scorsa volta. Io pensavo fosse bianca e voi pensavate nero. No, 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 era rossa, era rossa. Io ne sono sicuro. Mi ero anche avvicinato per vederla. Allora, raga, ma che è appena scappato? Oh, cap! Co? Ma c'è un altro foglio qua sotto. Dove? Fra! No, 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 fermo. Occhio, 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 spostati. Occhio, spostati. Collega un attimo. C'è un foglio sotto la ruota della macchina. Il lampione è rotto. E c'era anche un foglio sotto il lampione. I am de? C'è scritto cosa? De. C'è scritto de. Ma de- cosa può significare? L'articolo in inglese, raga. Io sono il... No, raga. Chi è lui?